Valentina, ti vedo già pronta. Vieni. Vieni Valentina. Ti vedevo pronta da tempo, quindi ti do subito la parola. Intanto grazie Silvia Rosmeri, grazie Carmen e le altre ragazze. Ho accettato solo per lo scopo di questa associazione, che è il bene e il volontariato, perché non sono portata per parlare in pubblico. Per fortuna molti di voi mi conosco, quindi è come essere un po' a casa, però non sono portata a parlare in pubblico. Vabbè, io ti tengo il microfono così è sicuro che ti sento. No, non ci provo io. Mia figlia Agata, 3 anni e mezzo, da quando aveva 6 mesi è sempre stata la prima a varcare la porta dell'asilo e ad aspettare con le luci ancora spente gli altri bimbi, quelli con le mamme che non lavorano, o forse sì, ma con orari diversi, più consoni alla gestione familiare. Rari i papà che accompagnano i figli all'asilo, come se fosse un ruolo esclusivo riservato alle madri. La chat delle mamme, il colloquio con le mamme, la gita con le mamme. Ci hanno sempre insegnato che le brave donne restano a casa, preparano torte, sorridono costantemente. Stirano, puliscono casa, sono mogli, madri, amanti molto presenti e hanno assai pazienza. Le brave donne, a parer mio, sono anche altro. Mia madre aveva pazienza, ma fino a un certo punto. Più che cucinare, cosa che si riservava più che altro nel weekend, amava tantissimo il suo lavoro e il teatro. Da piccola non capivo. Ero spesso arrabbiata perché cresciuta con la babysitter. Lei non poteva lasciare il suo appagante lavoro per dedicarsi esclusivamente a me. Un giorno mi disse: sai qual è la cosa più importante per la felicità di una donna? Non dimenticherò mai la serietà con cui pronunciò la risposta al suo quesito, come se dovesse scolpirmela nell'anima. Indipendenza. Mi spiegò che senza un lavoro, una passione, un progetto solo mio, avrei dovuto sempre dipendere da qualcuno. Non sarei mai stata libera di diventare me stessa. Aveva ragione. Ho conosciuto tante donne, le cui esistenze sono scivolate via in silenzio, e ne ho conosciute molte altre che si sono ribellate, ricevendo in cambio disprezzo e diffidenza. Zitelle, poco di buono, egoiste che pensano solo alla carriera, definite sempre in relazione ad uomini, come se di per sé non avessero un valore. Ognuna di noi è o è stata prigioniera di uno stereotipo, di un invito a tacere, a farsi da parte, a scaricare e sacrificare il proprio talento. Ancora oggi non veniamo educate a sperimentare la nostra libertà, bensì a piacere, a sorridere, a dire grazie, a costringere la nostra pluralità in una rigida semplificazione che ci pretende attraenti o materne, ma mai disubbidienti o pericolose con idee e creatività. Siamo anzi incoraggiate a soffocarle in nome di una causa più alta, l'amore, per la famiglia, per un uomo, per il senso del dovere. Ma quanto disamore c'è dietro questa richiesta? Quanta ingiustizia, quanta violenza? Che gigantesco spreco di intelligenza! Se chiede a una persona di rinunciare alla propria voce, la stai spogliando di se stessa. È questo che accade ovunque, di continuo. Ogni volta che si domanda a una donna di vestire in un certo modo, di rinunciare lei al lavoro, di occuparsi da sola dei figli, di dismettere una passione. È così che ho visto affievolirsi e annullarsi tante mie amiche. A qualunque età, latitudine, condizione sociale, i nostri corpi arrivano prima delle nostre voci, il nostro aspetto, giudicato prima che le nostre parole possano trovare ascolto. E le donne vengono malpagate, discriminate, sfruttate, violentate e uccise perché viene loro negato alla radice il diritto all'identità, ad essere una persona, peraltro sostantivo femminile, che abbatte le mura di qualsiasi definizione e spalanca la possibilità di espressione, la libertà di osare il proprio sogno. L'augurio che voglio fare a tutte le donne, a mia figlia e a me stessa, è di essere sempre le donne che desideriamo di essere. Grazie.